Certo che noi abbiamo disputato sicuramente un ottimo primo tempo a Pescara, nonostante fossimo uno in meno, e una buona ripresa. È vero che abbiamo, però non siamo stati bravi a finalizzare quello che abbiamo costruito, e questo è il nostro demerito. Quindi, se anche questo fa parte dell'atteggiamento, concordo con se ci è mancata quella cattiveria, concordo col direttore. La partita è stata fortemente condizionata dall'espulsione dopo 3 minuti e il rigore, quindi rimanere in 10 dopo 3 minuti a Pescara sotto di un gol, non era facile. L'atteggiamento, dopo un po', viene tutto di conseguenza. Ma sai, Barberis non è che ti puoi aspettare che ti dia cattiveria. Barberis ti puoi aspettare che ti dia gioco, che ti dia geometria, che ti dia delle coperture che magari a un occhio meno esperto non si vedono, che però che lui si faccia trovare sempre il posto giusto. E secondo me Barberis, al di là che viene ricordato solo per il macroscopico errore del gol sbagliato, per il resto ha fatto una buona partita, tenendo presente che giocavamo in inferiorità numerica e i due di centrocampo avevano grande parte, del lavoro sulle loro spalle, perché non erano protette dalla punta davanti che ritornava in mezzo al campo. Per Loro cui erano un in più a centrocampo. loro non erano un in più a centrocampo, loro avevano la possibilità di portare un difensore in più in mezzo al campo che faceva superiorità numerica, che non ci sarebbe stata se noi avessimo avuto una seconda punta che si abbassava ad aiutarci nel centrocampo. Perché i due esterni hanno lavorato anche bene, stringendosi, però ci è mancata proprio quel tipo di giocatore che non c'era in campo. Il discorso che ho fatto ai ragazzi è stato subito chiaro: noi non dobbiamo fare del vittimismo. Sicuramente, la partita è stata condizionata, è come se fossimo saliti in due sul ring e uno dei due avesse avuto le mani legate, quindi è chiaro che le avrebbe prese. Questo però non deve far di noi delle vittime, queste sono cose che nel calcio succedono, succedono anche nella vita, non bisogna pensare sempre che sia colpa degli altri, anche noi ci abbiamo messo del nostro a non essere bravi a rimettere in sesto la partita quando avremmo potuto farla, quindi lasciamo da parte il vittimismo, sappiamo com'è andata, ma ci buttiamo anima e corpo nella prossima partita senza pensare che quello che è successo possa inficiare la prossima partita. Quello che è stato, adesso ci prepariamo per la Ternana. Assolutamente non dobbiamo fare del vittimismo, io non l'ho mai fatto, non lo farò mai. Anche se non sono stupido, ci vedo. Appunto, come vi siete preparati? Cioè, Natale non vi siete allenati, no? Anche oggi sul campo a 7, su sintetico. Sì, intanto abbiamo fatto un buonissimo allenamento ieri, in previsione del fatto che oggi avrebbero coperto il campo e non ci saremmo potuti allenare. Quindi le cose che dovevo provare dal punto di vista tattico le abbiamo provate ieri. Nell'allenamento di oggi non è che metti nelle gambe, niente di più di quello che già hai, devi solo preparare l'aspetto psicologico alla partita di domani. L'abbiamo fatto, mi sono confrontato con i ragazzi, abbiamo parlato, abbiamo visto quello che dobbiamo fare domani, per cui direi che ci siamo preparati al meglio. Domani è indispensabile vincere, quello che tu dici è vero, nel senso che le migliori partite le abbiamo fatte con le squadre che forse giocano il calcio migliore. E come ripeto sempre, è molto più facile per noi che cerchiamo di fare calcio, non sempre ci riusciamo, ma sempre partiamo dalla base. Io non parto mai dal devo fare punti, io parto dal devo giocare bene. Perché facciamo più fatica con le squadre più Perché le squadre che giocano ti lasciano giocare, quindi si aprono gli spazi e tu puoi esprimere il tuo gioco e loro possono esprimere il loro viceversa contro di te. Quando trovi squadre che si chiudono in difesa, che ti chiudono tutti gli spazi, che speculano sulla punizione, che speculano sul perdere tempo, che ti nervosiscono, che il loro punto principale d'approccio alla partita non è giocare, ma non far giocare te, è chiaro che diventa tutto più difficile. Questa è una lettura quando tu vedi una bella partita, la vedi sempre contro due squadre forti, non la vedi mai contro una squadra forte, una squadra debole. Questo non perché noi siamo più forti o più deboli degli altri, ma in generale le partite ben giocate sono tra due squadre che cercano di giocare. Poi una magari gioca meglio, una gioca peggio, però viene sempre, quasi sempre fuori una bella partita. Quando invece tu giochi contro una squadra che non ti vuol far giocare, quasi sempre viene fuori una brutta partita e molto spesso vince quella che non ti fa giocare. E
calendario sembra... Però è importante che non passi questo messaggio, che chi non gioca a pallone vince, perché se passa questo messaggio è la fine del calcio. Io ti ho detto, io non parto dal presupposto che devo fare punti, parto dal presupposto che devo giocare, no? Sì, no, io intendo dire che io lavoro non per fare punti, io lavoro per giocare a calcio, nella convinzione che giocando a calcio si fanno anche i punti. Cioè non parto dal presupposto, prepariamo la partita contro la Ternana, loro ne hanno tre bravi, allora comincia da te picchi questo qua, te non fai giocare quello lì e te marchi a uomo quello lì. Cioè io non ragiono così, io ragiono nel far giocare la mia squadra, consapevole poi della forza dell'avversario. La Ternana tutto qua. È una squadra che ha cambiato un po' pelle tatticamente, no? Quest'era stato fatto 4-3-1-2, comunque moduli simili, se non sbaglio adesso è passato con un 3-5-2 con due esterni però che si abbassano e difendono. Quindi da questo punto di vista, e allacciandomi al ragionamento che stavi facendo, che partite ti aspetti da parte della Ternana, se ti sei fatto un'idea, cioè una squadra che non va a chiudersi o una squadra comunque che se la gioca? No, secondo me la Ternana è una squadra che se la gioca. Io conosco Tesser perché l'ho incontrato diverse volte, è sempre un allenatore molto bravo che ha sempre fatto giocare molto bene le sue squadre. Solitamente lui diciamo, infoltisce il centrocampo non per rompere ma per costruire. Quindi mi aspetto, adesso è passato a questo nuovo modulo già da qualche partita, ha dato per lui degli ottimi risultati, però è un modulo che, con cui io mi trovo bene anche a contrappormi e quindi penso che ne verrà fuori una bella partita. Però penso che loro faranno, no penso, io so che loro sono un'ottima squadra, hanno delle ottime individualità, esprimono un buon calcio, hanno fatto più punti in trasferta che in casa, hanno fatto mi pare 15 punti in trasferta e 10 in casa, correggetemi se sbaglio, ma questo la dice lunga sul fatto che comunque quando non devono fare la partita diventano ancora più cinici. Davanti può scegliere due tra Venati, Bugino, Venicerao? Può scegliere chi vuole, sono sempre forti, ha questa fortuna. Quanto incide il fatto anche che sia l'ultima partita dell'anno, per cui sai che c'è la pausa, cioè che devi andare, tra virgolette, a farti qualche giorno in vacanza sereno, eccetera. È un peso oppure è una carica in più? No, no, deve essere una carica in più. Assolutamente deve essere uno sprone per dare ancora tutto quello che sia dentro e per portare a casa il massimo del risultato. Non è assolutamente qualcosa che ci frena o ci frenerà, anzi è sicuramente una cosa che ci darà ancora più forza per fare meglio, per dare tutto quello che abbiamo ancora dentro da dare, penso che sia ancora tantissimo per chiudere bene l'anno, chiudere bene questo primo scorcio di stagione e vivere più sereni, come hai detto giustamente tu, questi 15-20 giorni che ci separa dall'inizio del ritorno. Questo è per quello che puoi dire, nelle ultime partite hai provato anche questo... provato per modo di dire perché era già stato impiegato in passato, Fiamozzi alto, poi a Pescara è stato scombussolato, è un esperimento, una soluzione che pensi ancora di adottare per questa partita o insomma giocando in casa si torna con due esterni diciamo alti di ruolo, puoi dirci? Sì, no, guarda, penso che Fiamozzi tornerà a fare il terzino. Comunque non è andato male. No, ma non è assolutamente andato male, infatti tornerò a fare il terzino perché ho deciso di fare altre scelte tattiche, non perché Fiamozzi abbia fatto male in quel ruolo, che è comunque un ruolo che conosce benissimo, anche se secondo me rimane un terzino. Al di là del fatto che tu le scelte le hai già fatte, dici cosa si può dire, nel senso... per la difesa resta l'alternativa a Luoni Simici al centro? Sì, resta ancora. No, resta ancora l'alternativa. Diciamo che devo scegliere due uomini su tre. Tra Simici, Luoni e De Vito scioglierò le riserve domani. Però sono loro tre che si giocano i due posti. Nella mia testa. Idem Falcone Rivas a sinistra. Idem Falcone Rivas in attacco. Okay, queste sono le uniche cose, diciamo, il resto. Sì, il resto. Penso sia abbastanza scontato. Scontato non c'è niente. Però. Il centrocampo è comunque in teoria delle varie soluzioni. Sì, ma Manuele Blasi ha preso un brutto colpo sul collo del piede, penso che non ce la farà domani. Quindi molto probabilmente schiererò Corti e Capezzo. Che si sono riposati. No, ieri. Ma neanche in panchina. No, è convocato, però oggi avete visto che non, chi ha visto la rifinitura ha visto che non l'ha fatta, perché aveva dolore anche a correre. Se domani mattina mi dice che ha male, è inutile che lo porti in panchina. Anche se per noi Emanuele
una figura fondamentale nello spogliatoio anche e in panchina anche se non gioca, perché è un uomo di spogliatoio, è un professionista molto serio e per noi avere un ragazzo come lui con noi è molto importante. Volevo chiedere, c'è la possibilità che Petković giochi un pezzo di partita? E questo lo scopriremo solo vivendo. Se sto vincendo 4-0 probabilmente no. Se magari il risultato è diverso, può anche essere che magari possa giocare. Una punta si inserisce a seconda della situazione tattica. No, no, ma non è escluso. Chiunque viene in panchina può giocare. Non è... Però, ripeto, io voglio gente che in campo dia il sangue. Io ne ho provati tanti in questo girone di ritorno. Non tutti mi hanno dato il sangue. Uno di questi è... No, io dico che non tutti mi hanno dato il sangue. E quindi molti di quelli che non giocano adesso non devono chiedersi perché il mister non li ha fatti giocare, perché già lo sanno. Non basta fare dei numeri e buttare la palla per aria, quelli lo fanno anche gli uomini del circo, ma non vado al circo a prendere uno per farlo giocare. Questo non mi riferisco a Bruno, dico in generale in tutta la mia rosa, io ho bisogno solo di gente che mi dà il sangue. Chi non dà il sangue non può giocare nella mia squadra. Dopo inutile che i giornalisti, i tifosi continuino a menare il torrone, ma perché, chissà, quando. Se capissero certe cose, se avessero gli occhi per vedere quello che succede in campo, capirebbero. Forte è un ragazzo che sta ancora un po' soffrendo dell'infortunio che ha patito all'inizio della stagione. Non ha ancora nelle gambe quella esplosività nei primi passi che fanno la differenza nel suo modo di giocare. È per questo che l'ho un po', tra virgolette, penalizzato nelle prestazioni fino adesso. Non per perché non crede in lui, ma io credo tantissimo in lui, perché, scusatemi l'inciso, ma l'ho inventato io forte, perché non giocava neanche nella Beretti della Triestina, quando è venuto qua io ne ho fatto un giocatore. Vabbè, poi ci si dimentica la svelta. Però è così, quindi gli voglio un bene dell'anima, so quali sono le sue qualità. E proprio perché so quali sono le sue qualità, non voglio metterlo in difficoltà facendolo giocare quando non sta bene. Neto, mister, che ha avuto questa volta al ginocchio? Neto al 100%. Neto domani farà una partita straordinaria.